Radio DJ. Tra poco Cattelant con Alessandro Cattelan. Sì, Metallica questa settimana la faremo in collegamento da New York. Ah, già, già. Sì. Oh, Stefanino deve portarmi ancora la macchinetta, eh? Io oggi devo andare via di qua con la macchinetta. Sai com'è fatto quel ragazzo? C'ha diversi impegni. Sì, lo so che è molto impegnato, però insomma, se magari porta la macchinetta... A che ora ti svegli per far la radio? Quando sono là, ma sai che ormai col fatto che anche qua a Milano mi sveglio comunque alle 6, 6 e un quarto, ho accorciato di molto il divario. Sarà un problema stare sveglio la sera per andare a dormire, però siamo in onda alle 6, alle mie 6 da là, quindi mi sveglio alle 5 e un quarto, 6, sì, 6 meno. Però bello, mi sveglio, metto su, faccio il tè, faccio il caffè, un po' per tutti, romperò un po' le palle alle bambine, però vabbè, sono giovani, lo potranno sopportare. Poi sono a New York, sarà in gasato. Lo potranno sopportare o no. Buongiorno a tutti ragazzi, siamo pronti per iniziare una nuova puntata, sigla! Come fai col tennis? Ti ringrazio per la domanda fosca. Adesso ti rispondo. Ero non sta. Cosa? Basta, tu sei pazzo. It's gonna be a thing. It's gonna be a thing. L'altro giorno un ragazzo ci ha mandato un articolo di un noto ristorante fast food americano con il logo che è una lettera dell'alfabeto giallo, in cui nell'articolo si riportava che hanno avuto, non ho neanche letto, la cosa interessante era il titolo, quindi non so né se è vero, se non è vero, non ho approfondito perché non me ne fregava molto, hanno avuto qualche problema con un batterio e il ragazzo... Ah, scritto sbagliato! Purtroppo, infatti, com'è il problema è quello, che hanno scritto batterio con la I, sono degli ignoranti invece. E il ragazzo che me l'ha mandato ha detto: che cazzo ha combinato Walter? Me l'ha mandato anche a me. L'ha mandato anche a te. Ormai ti sei battero. Dicevi, Fosca, come faccio col tennis? Ma grazie per la domanda. Allora, sai che io viaggio molto leggero e non porto scarpe in più. Se le porto non le metto nel sacchetto, le giro con le suole all'insù. Però pensavo di partire così: piccolo trolley
dove metto dentro la macchinetta della radio. Cioè lo spazio me lo occupa la macchinetta della radio, le cuffie, il microfono, e nei pertugi disponibili, un po' quell'insegnamento filosofico tipo: se prendi una giara e la riempi inizialmente con della sabbia, poi ci metti le pietre, poi ci metti le cose, poi ci metti l'acqua, l'acqua va intorno e riempi gli spazi vuoti. Negli spazi vuoti metto mutande, calze, quelle, giusto, quelle, che così fa a pallottolo. Resto perplessa sulle scarpe. No, ma non me le porto, in questo caso non me le porto. Vado solo con le scarpe che ho attaccate ai piedi. Ok. È tutta l'unica cosa. Quindi riempio tutto con quello che mi serve. Cambi. Quello che si riesce a far stare lì così. Quindi trolley. Zaino con libri da leggere, i libri da regalare, perché devo portare un sacco di guide di New York a gente di New York, poi lasciarli anche per gli ascoltatori della radio se sono da quelle parti in quel periodo, ve li lascio in giro per la città, facciamo un po' di caccia al tesoro. L'abbiamo preso quello lì. Bene, se non l'avete preso ve lo regalo a chi lo trova, glielo regalo io. Quindi zaino con i libri, la Nintendo Switch, per il viaggio. Mi sembra indispensabile. Devo finire Zelda. Sto giocando a Zelda, quindi devo finire Zelda. E no mutande, sì, videogiochi. E racchetta ficcata nello zaino. Che ti ricordi come i men. Come i men, bravo. Ce l'ho dietro con il manico che sbuca come i men. Perché poi nel quartiere ho i muri. A New York è bello che ci sono un sacco di parchi. Ma non te l'affittano una racchetta lì, te la devi portare. Allora, se vai al parco pubblico, le palline? Non c'è, metto anche le palline, metto due o tre palline. Tanto con il muro nei non buchi. È che devi. Nei buchi che trovo metto le palline. New York ha tanti parchi molto attrezzati per gli sport, quindi ha dei parchi pubblici dove c'è la pista di atletica per girare, il campo da calcio, i campi da basket, così. Ci sono i campi da tennis se hai un amico per giocare. Però forse lì ti devi addirittura portare la rete. L'amico. No, ti devi portare l'amico, sì, la rete. Se no c'hai i muri e vai a fare un po' di muro. E quindi hop, alleno il mio rovescio. Sai che esteticamente non sei un tennista. Cioè lo vedo come ti muovi adesso. Guarda, fai hop. Guarda. No. No, diventando un campione. Buongiorno ragazzi, scusate se abbiamo occupato il vostro tempo prezioso per parlare di queste cose. Però ci sdebitiamo cercando di fare qualcosa di utile per voi, perché un tema molto sentito di questo periodo è quello legato ai prezzi delle case, gli affitti, comprare casa è impossibile e i poveri giovani d'oggi non sanno dove andare, devono vivere con la mamma fino a 60 anni loro perché non hanno i soldi per comprarsi casa. Quindi è tornato a trovarci Jacopo Tartaglia, che magari non è ancora nell'immaginario globale un nome che pam, però chi ci ascolta magari lo conosce perché è già venuto. È un amico di Cattelan. Sì, sì. È un amico io di Cattelan. Io e Maurizio stamattina abbiamo deciso che se vieni la seconda volta diventi un amico di Cattelan. Ah, beh, è già un passo avanti rispetto a quelli che chiamano amici chi vedono per la prima volta. Cioè, noi almeno la seconda volta che vieni diventi ufficialmente. È qui con noi un amico. È un grande amico. È un grande amico. Poi abbiamo creato una connection perché adesso è anche amico di Francesco Giano. Vedi? Ah, certo. Sì, sì. Ma noi vogliamo. La nostra community cresce. Noi condividiamo. Cresce così. Quindi se avete domande legate al mondo delle case, oggi Jacopo è qui con noi. Amico, esperto di case, affitti, mutui, prezzi, tassi di interesse, eccetera. Nonché bellissimo ragazzo, tanto da suscitare l'invidia di Maurizio Rossato. Ma ne parleremo quando entrerà in studio. 347-342... No, incredibile, fisico. Ma poi si tiene bene. Sai perché, Mauri? Mauri, sai perché? Ci sono. Allora, ti dico che la gente è in radio, quindi quel... Non vedendo il gesto. Però lo ha sottolineato Maurizio. I soldi. Quando lavori nel business. Era pollice sul pollice indice con medio. Anche un pezzo di medio che non va a fregare. Non indietro palmi in avanti. No, esatto, non è. Perché col fischio poteva sembrare. È vero. Non era pugnetto chiuso girato in avanti che va avanti indietro. Non era. Lo stantuffo. No. Anche scusami, a essere precisi, quello è. No. Io di solito faccio. Fosca? Oppure aspetta, abitualmente accompagnandolo da un fischio. Tu non ti esprimi? No. Non ti esprimi così con i tuoi amici? Ancora no. Besana, sai che? Besana, già che siamo qua a casa insieme, ormai viviamo insieme, che ne dici di... No, comunque te lo dico. Era il gesto universalmente conosciuto come il gesto dei soldi, il business, era quel gesto. Vuoi mandargli un video già adesso al Besana? Besana, tienti caldo che stasera quando torniamo a casa.
Sai che vedertelo fare, è incredibile. È osceno. Dai, primo pezzo di oggi, incominciamo con i Beastie Boys, Body Moving su Radio DJ. Body moving, we be body moving. Amico di Cattelande, Jacopo Tartaglia. Ciao Jacopo, bentornato. Ciao Ale. Come stai? Tutto bene. Dicevamo prima, in ottima forma, stavamo lodandoti da Maurizio, veramente, la prima cosa che mi ha detto oggi, prima ancora di ciao, in forma. Quando sono entrato fa
Ma come fai a essere sempre così in forma? Il tartaglia. In realtà siete gli unici perché mi prendono tutti in giro per i miei capelli. No, madonna, ma io ci farei la firma. Allora, dicevamo, Jacopo Tartaglia è un boss nel suo settore, però magari non è proprio, come dire, Pierfrancesco Favino, che uno, come dice il nome, vede la faccia. Com'è Jacopo Tartaglia? Bellissimo ragazzo, hai dei capelli, secondo me, meravigliosi, con un ciuffo un po' alla Conan O'Brien. Quel presentatore, no, di Late Show americano, che ha proprio l'onda grossa del ciuffo, però beh, bellissimo. Ogni tanto mi hanno detto anche Elvis. Sì, un pelo più ricciolo, lui era esatto. Un po' più... Ecco, immaginate Elvis con la permanente. Se Elvis si fosse fatto la permanente sarebbe venuto fuori come Jacopo Tartaglia. Come stai, Jacopo? Tutto bene? Tutto bene. Tutto bene, tutto a posto. Tutto abbiamo bene. Un sacco di domande per te. Devo dire che l'invito la prima volta era arrivato nuovamente sotto spinta di Fosca, che poi però non so se ti ha detto... più o meno ha risolto la sua situazione, ha fatto. Ci siamo sentiti con Fosca in tutto questo tempo, l'ho seguita. Gli hai rotto le palle per tutta la... Ah, ok, quindi ha fatto tutto bene? Bah. Senza entrare nei dettagli, cioè, ha fatto tutto bene o se ne pente fra un po'? Si poteva fare meglio, però il mercato di Milano mi rendo conto che è veramente difficile in questo momento per chi deve comprare quel taglio di immobili, quindi ha fatto il massimo che poteva fare, secondo me. A fare meglio avrebbe potuto vendere... a più o comprare a meno? O no, tutte e due? Lasciando da parte i prezzi, secondo me poteva tutelarsi un pochino di più quando ha fatto la proposta di acquisto. Quando ha fatto la proposta di acquisto? Sì, proprio il livello di sicurezza. E in quel caso tu dici il mercato di Milano è diverso, perché se non ha a che fare col prezzo, la diversità dove sta? Nella velocità che tu devi avere nel deciderti? Perché rispetto, credo, io ho l'esempio per esempio di Tortona, che è comunque una provincia, è mancata mia nonna, stiamo decidendo cosa fare con la casa, te la puoi prendere con calma, puoi iniziare a metterla in vendita e poi decidere con calma. Milano è un po' il triangolo delle Bermuda, nel momento in cui lo metti fuori o nel momento in cui vedi la casa che ti piace, cacchio, devi essere rapidissimo. Sì, è vero, e questo è un problema per chi deve comprare, nel caso specifico il mutuo, cioè chi compra delle case dove ha bisogno di fare mutuo, a Milano praticamente non esiste più la clausola sospensiva per ottenere il mutuo. Questo vuol dire che l'acquirente, se poi non ottiene il mutuo, mette a rischio del denaro, si mette a rischio. Perché un tempo tu potevi comprarla dicendo: allora te la compro vincolato al fatto che adesso chiedo alla banca, dovrebbe darmi il mutuo, però se la banca non mi dà il mutuo decade tutto. Esattamente. Invece questa cosa qua non c'è più. Non c'è più perché c'è talmente tanta domanda da parte degli acquirenti che l'agenzia immobiliare, se non lo vende a te, ha 10 altre proposte. Certo, okay? Certo. Ovviamente questo comportamento non è nell'interesse di chi deve comprare, però purtroppo è diventata una legge di mercato. È la spietatezza, non so se esiste come termine del mercato. Però allora devo anche dire che Fosca ha rotto il salvadanaio, quindi secondo me problemi non ce ne sono, cioè può andare lì con... Allora, però parliamo un po' di questa crisi di cui si sente parlare. Ti abbiamo chiamato anche perché, dicevamo, è un tema caldo, un tema su cui i ragazzi vogliono sapere un po' qual è la loro aspettativa di futuro per quanto riguarda la casa. Sì. Crisi si intende crisi abitativa, perché crisi abitativa si intende la difficoltà delle persone nel trovare un posto dove abitare, sia che sia da comprare sia che sia da affittare. E questo è dovuto al fatto che adesso i giovani, quelli della mia generazione, diciamo i millennial, generazione Z, hanno dei lavori meno stabili, hanno meno contratti a tempo indeterminato e anche i redditi non sono aumentati di pari passo con l'inflazione negli ultimi 25-30 anni, e questo fa sì che per loro comprare casa sia più difficile, ovviamente. C'è una soluzione, c'è un qualcosa che si può fare, o la situazione è questa, ci facciamo tutti il segno della croce e vediamo? Assolutamente sì, ci sono state in passato anche delle agevolazioni, per esempio ci sono le agevolazioni NIR 36 per i mutui, che adesso andranno a finire con il 2024. Nel 2023 c'erano addirittura degli sgravi fiscali, cioè proprio non gli under 36 non pagavano le imposte per comprare la casa. Comunque i conti, ecco, sì. le imposte, quando uno acquista una casa, secondo me la porzione di bottino che tende un po' a trascurare, poi quando arriva il momento di tirare i conti alla fine è una bella mazzata, sono un po' perché tu vedi sul cartello, sull'insegna, la casa a questo prezzo, ti fai i tuoi conti, dici: se stringo la cinghia ce la posso fare, faccio così, magari chiedo qualcosina ai miei genitori, blah, blah, blah. Poi in più ci devi mettere le tasse, che sono una fucilata, il notaio, che è una fucilata, l'agenzia che non è una fucilata, ma comunque anche quella incide, anche quella un po' incide. Bisogna sempre tener conto anche di
quello. Sì. Mediamente sul prezzo che uno vede sulla vetrina dell'agenzia immobiliare, quanto deve aggiungere in più? Allora, il 3%, 3 o 4% di agenzia. L'agenzia più IVA. Ah, giusto. Perché c'è l'IVA. C'è lì, esatto. C'è più l'IVA. IVA dell'agenzia. Poi più notaio. Notaio. Notaio, la tassa di registro. Il notaio va a percentuale sul costo della casa o è un prezzo fisso? Non proprio, non è né fisso né a percentuale. Diciamo che ogni notaio ha la sua parcella. Ti guarda in faccia, capisci un po'. Capisci un po' quanto capisci un po' cosa ti può portare via. Decide, esatto, sì. Esatto. Però diciamo che in media, se ti devi comprare una prima casa, quindi sì, se sfrutti la agevolazione 4%, di casa, giusto? L'agevolazione di prima casa è il 2%, le tasse sono il 2% sul valore catastale rivalutato, okay, quindi non sì, sul valore dell'immobile. Però per fare un conto semplice, se devi comprare una prima casa devi aggiungere tra l'8 e il 10% rispetto di quello al che vedi sul listino, sì, lì sì, nel, sì. Seconda casa, vabbè, ciao. Ma seconda casa è già un problema che la maggior parte, insomma, manco si sogna di arrivarci. Arriviamo noi al prossimo pezzo, che sono le Epoch. Tram 83 su Radio DJ. Prova a dimenticare, però non vale, meglio guarire, lasciare andare. Ho 16 anni e tutta una vita per migliorare. Burro di cocco, sono i capelli sotto il durac. Gente che guarda, e se ne parlo non lo capiranno. E poi mi chiederanno di che cosa parli. Io da sola in strada così piccola, Dio mi guarda, mi proteggerà. E non ho tempo per le plan pro, fuori dalla mia maison. Facile pensare che sia a posto, ma nulla è come vorrei. Tengo per me la paura, mi faccio vedere sicuro anche in mezzo a un casino di urla. La notte è lunga qua, tram 8-3, yeah. Lei non è me, yeah. Jam come Wailers, tutti sul parterre, yeah. C'è di tram 8-3, yeah. C'è da paese, boom, fanno i petà, tutti sul parterre, yeah. La gente nei bar ascolta i tuoi segreti attraverso un bicchiere. Sega nascosta nel mio armadio, Bob Marley suona alla radio. Tonton diventano gigolo, soldati dormono alla metro. E non ho tempo per le plan pro, fuori dalla mia maison. Facile pensare che sia a posto, ma nulla è come vorrei. Tengo per me la paura, mi faccio vedere sicuro anche in mezzo a un casino di urla. La notte è lunga qua, tram 8-3, yeah. Lei non è me, yeah. Jam come Wailers, tutti sul parterre, yeah. C'è di tram 8-3, yeah. C'è da paese, boom, fanno i petà, tutti sul parterre, yeah. I nostri ascoltatori vogliono un po' andare sul concreto e secondo me c'è sempre una teoria del complotto sotto sotto, quindi alcuni vogliono sapere quanto guadagna un agente immobiliare. Ecco. E lì però dipende, tu sei per conto tuo, tu sei da solo, sì, tu sei allora, capo presso te stesso. Sono capo presso me stesso, ma io ho un'azienda, diciamo, una piccola azienda, sì, siamo in 9, quindi io non faccio testo come quanto guadagna un agente immobiliare. Certo, perché poi devi pagare gli stipendi. Devo pagare eccetera, gli stipendi, sì, affitto, eccetera. Un agente, allora, in media in questo momento un'agenzia immobiliare guadagna il 3-4% sia dall'acquirente che dal venditore, quindi su una transazione guadagna tra il 5-8% in media, ok? Tutti quei soldi. Però è sempre contrattabile, giusto? Non è una cosa, non è una cosa, non è una cosa fissa. A Milano, per esempio, tanti venditori pagano zero. Io, allora, forse ne avevamo parlato l'altra volta. Sì, sì. In alcuni posti all'estero paga solo il venditore. Paga solo il venditore, sì, che io lo trovo più sensato dal punto di vista logico. Cioè il venditore, io ho bisogno di vendere una casa, mi affido a te, tu mi fai guadagnare dei soldi, di quei soldi te ne do un po'. Io che la cerco, cacchio, già te li sto dando. Comunque sono venuto io a vedere un'insegna, ti ho chiamato io, ho trovato, sì, comunque, sì, già io un po' la casa per cui ti ho chiamato. Cacchio, a me forse quella roba lì la puoi alleggerire. Il venditore, chi invece la vende, che li porta a casa, ci sta che paghi il servizio che offre. E invece a Milano è completamente il contrario. Questa il contrario è una legge di mercato anche qua, perché siccome i venditori sanno che c'è tanta domanda, quindi il loro immobile si vende facile. Dicono, ti sto facendo un favore. Esatto. Ti sto dando una casa da vendere. Pago zero. Vai,
fai, fai quello che vuoi. Invece all'acquirente gli strappi le provvigioni altissime perché vogliono comprare, ovviamente. Sì. Non, è sempre un po' prendersela con i più deboli, però, no? Sì. È sempre un po' prendersela con i più deboli. E gli altri dicono: notaio, due punti. Sei sicuro di poterti fidare? Sembra il titolo di una... Ne parliamo in studio con Jacopo Tartaglia. Notaio, sei sicuro di poterti fidare? Direi di sì, cioè è proprio il loro lavoro, no? Poi c'è magari quello più preciso, quello meno preciso, ma non penso che ci mettano del dolo, no? Nel lavoro che fanno. Mi è capitato anche delle situazioni dove il notaio aveva del dolo. E non ne pagano? Cioè, che conseguenze raro, pagano un notaio che fa male il proprio lavoro? Se viene beccato, conseguenze pesanti. Radiato dall'albo, cioè, son dei reati. No, se viene beccato con dolo, ma se banalmente è una bravissima persona, un po' sbadato sul lavoro, si dimentica di fare un controllo, per cui tu dopo hai dei problemi con la casa, tu ti puoi rivalere sul notaio e dirgli: guarda, questa cosa dovevi controllarla, non l'hai fatto? No, ti dice amico. I notai di solito vincono tutte le cause, vengono sempre citati in giudizio ma vincono tutte le cause alla fine, perché alla fine il notaio ha la funzione di riconoscere le parti, quindi di identificare le parti, di riconoscere la volontà delle parti, okay. Ma di solito non dà una garanzia sulla transazione, cioè il notaio non ti garantisce che l'immobile sia conforme, sia libero, qualsiasi cosa, ok? Allora ne ho trovato proprio uno speciale io che gli voglio proprio tanto no, bene. Ma poi lo sì, fanno, sì, no, ci lo sono fanno, quelli, sì, nel sì, senso, sì, sì. I notai sono bravissimi e quelli bravi e professionali lo fanno, fanno tutti i controlli del caso. Però se c'è qualche problema è difficile che puoi andarti che a rivedere sì, il notaio. Sì, riesci difficile. A spuntarla con loro. Molto ci fermiamo difficile. Per un po' di pubblicità, vi ricordo il numero per gli SMS che è il 347-342-5220. A tra poco! Alessandro Cattelan, mi dice, a me non sembra un nome da conduttore. Neanche a me, è più un nome da alpino, no? Sì. Radio DJ. Are we gonna sink or swim? Tide's getting high and we might go under. Thinking we should jump right in, cause if we don't now, then we'll always wonder. Feeling like a drop in the ocean. These days I've been swimming through a mix of emotions. But hey, even if the sun burns out, stars fall down, I'ma be there with you. Even when our heads get loud, thinking about how we gon' make it through. Tell me, in diretta su Radio DJ. C'è qui con noi Jacopo Tartaglia che si occupa di case, lo abbiamo eletto ufficialmente il nostro punto di riferimento per tutte le vostre domande, i vostri dubbi sull'immobiliare, che è un tema, come dicevamo prima, molto caldo. Un sacco di ascoltatori hanno visto in te anche una sorta di figura ispirazionale, perché prima raccontavi: io adesso ho un'azienda con 9 dipendenti, ci raccontavi anche prima, hai fatto capire che fai parte della generazione Z, tardo millennial, inizio generazione
Generazione Z, quindi dicevano come ha fatto, come ha iniziato? Beh, è stato un percorso direi lineare, nel senso che ho iniziato in realtà con un mio compagno di scuola, facevamo operazioni che adesso si chiamano di flipping immobiliare perché fa più figo, cioè compravamo degli immobili, li ristrutturavamo. Ma in che senso col tuo compagno? I soldi chi ci metteva? I tuoi genitori? No, i soldi avevo trovato degli investitori che credevano nelle operazioni immobiliari che facevamo. Ma scuola stiamo parlando di università o di superiori? No, dopo la scuola, era un mio compagno di scuola. Ah, ok, mi ero immaginato una roba tipo alla Apple, io e mio compagno di 17 anni in un garage. Non eravamo nel garage. Ok. E dopo di questo ho iniziato a lavorare in agenzia, quindi sono ripartito da zero in un'agenzia di Milano e mi sono innamorato del lavoro, cioè ho capito che potevo veramente aiutare tante persone nei loro progetti e alla fine è un lavoro che ti può dare tantissima crescita personale, professionale, economica, quindi ci ho visto della prospettiva. Sì, anche a me ha sempre dato quell'impressione lì, mi sembra un lavoro dove c'è la possibilità di fare una scalata, no? Una scalata verso l'alto, perché davvero si basa tutto sulle tue capacità personali. È un lavoro molto all'americana, no? Cioè le mie capacità determinano dove posso arrivare, che è un bel lusso, una bella fortuna. Sì. Cioè è molto difficile, però è anche una bella fortuna. È vero, è un grandissimo lusso. Questo però non vuol dire che è semplice, è veramente una fatica incredibile, devi veramente lavorare tanto, però nel mio caso è stato un percorso lineare perché poi ho iniziato a lavorare da solo come professionista, il tipo di agente immobiliare da solo e piano piano poi ho costruito un team e adesso siamo in 9. Guarda, scusa, usciamo un attimo dall'argomento case e facciamo un po' di filosofia così. Dicevi tu, non è facile, assolutamente no, ma nel senso questo secondo me è un po' l'inganno di chi magari si lamenta del fatto che non riesce ad arrivare perché sopra di lui non lo lasciano sbocciare eccetera eccetera, che sicuramente è una parte di verità, ma contare su se stessi, dicevamo, è un lusso, perché comunque puntare su te stesso e non avere un tappo sopra è un lusso, ma è la cosa più difficile del mondo, nel senso, poi non ci sono più scuse, no. Se non va è tutta colpa tua, non hai più nessuno a cui dire. È facile dirlo quando sei una celebrità, lo so, esatto. È un po' come quel lavoro, cioè poi non hai più nessuno a cui addossare la colpa, lavarti la coscienza, alleggerirti, è tutta colpa tua, se poi non ce la fai è colpa tua. Bravissimo, hai preso un valore che è proprio nella nostra agenzia è uno dei valori cardine, cioè la responsabilità. Se non raggiungiamo quel risultato è solo responsabilità nostra. Essendo tu il capo dei tuoi dipendenti un po' di più, però tu gli dici sì, nostra ma vostra un po' di più. No, è il contrario. In realtà, caso, il lusso del capo è poter dare la colpa a quelli più in basso, Il contrario, chi è in cima si prende la responsabilità anche per gli altri. Dovrebbe. Tu lo fai, bravo. Allora, ci stanno chiedendo anche tanto di questo decreto salva casa. Sì. Di cosa si tratta? A che punto è? Esiste ancora? Esiste e è stato approvato e tutto quanto, quindi effettivamente ci sono delle semplificazioni per quanto riguarda la conformità degli immobili. Esatto, che quindi vuol dire poter dichiarare abitabile un immobile che forse un tempo non lo sarebbe stato? Non solo, per esempio ci sono degli immobili che sono abitazioni ma hanno delle difformità. Sì. Per esempio, ho costruito una parete che non ho dichiarato al catasto, al comune. Questo decreto fa sì che la possa regolarizzare in maniera un po' più semplice. Ah, ok. Una delle cose più importanti è che hanno cambiato le tolleranze. Cioè, prima la tolleranza era del 2%. Vuol dire che se tu avevi fatto una costruzione, poteva essere del 2% più grande o più piccola rispetto a quello che risultava nei disegni. Adesso le tolleranze sono aumentate, arrivano anche al 5%, per esempio. Quindi se tu hai un edificio un pochino più largo, una parete un pochino più lunga, puoi rientrare molto più facilmente nelle tolleranze. Io mi ricordo la prima casa che ho preso a Milano, avevo 23 anni, era proprio uno sgabuzzino, cioè era proprio una casa minuscola, tanto che il bagno era praticamente attaccato alla cucina, solo diviso da una porta, cioè la cucina, che poi la cucina era a sua volta compresa dentro la sala e a momenti c'era pure la camera da letto. Tutto insieme. Quando poi l'ho dovuta vendere, essendo una casa quella molto, molto vecchia, cioè era una casa di ringhiera di Milano, nel frattempo c'era la necessità di avere un disimpegno tra il bagno e la cucina per regolamento. Tu dovevi avere una zona che separa la zona dove mangi dalla zona dove fai la cacca sempre. Di base però forse tanto tempo fa non era una questione, quindi ho dovuto fare una parete in più sopra che ho dovuto fare un antibagno in uno spazio ridicolo, quindi mi faceva ridere che dici vabbè di fatto poi cosa cambia, però hai dovuto fare un piccolo antibagno per poter vendere. Ci devono essere due porte tra la cucina e il bagno. Io ne avevo una sola e quindi abbiamo dovuto mettere una paretina in più e vabbè, insomma, il battero poteva andare se no il battero era una ha senso come roba, ha senso.
non mi sembrava avesse senso la soluzione che poi sei obbligato a fare, perché se lo spazio è quello, ragazzi, sì, possiamo tirarla alla parete, però esatto, due porte una contro l'altra. Qualcuno chiede: quanto costa un immobile vuoto? Che credo non intenda un immobile non arredato, ma vuoi vendere casa, la tieni lì, non riesci a venderla subito, tenerla lì un anno, due, in attesa che qualcuno ti dia i soldi che tu hai chiesto. A te quanto costa? Un sacco di soldi. È tanto, una cosa di cui i proprietari non si rendono conto, perché loro vedono l'IMU, magari vedono le spese condominiali e dicono va bene, la posso sostenere. In realtà c'è una serie di costi nascosti. Il più importante è il costo del capitale che hai immobilizzato in quell'immobile. Certo. Cioè, se io ho 500.000 euro, 300.000 euro immobilizzati in quell'immobile, sono 300.000 euro fermi lì che potrebbero rendermi da un'altra parte. Quindi conviene venderlo a leggermente meno, se vedi che dopo un po' non riesci ad avere quei soldi lì, piuttosto che tenerlo fermo. Esatto. In questo momento i titoli di Stato danno il 3,5%, il 4%, tanto vale prendere e mettere in titoli di Stato, certo, che dovrebbero essere la cosa più sicura del, certo, mondo, e avere quella rendita lì, certo, piuttosto che tenere un immobile vuoto. Vedi, queste sono cose a cui uno di solito non pensa. Vi mettiamo un altro pezzo, Mauri, scegli tu, e poi chiudiamo con Jacopo su Radio DJ. The world is spinning too fast. I'm fine that Nike shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music. I've got gorillas in a happy mood. Keep my groove on. Jungle, watching a fake trail, caught up in the conflict between his brain and his tail. And if time's elimination, then we got nothing to lose. Please repeat the message, it's the music that we choose. Keep on our groove on. Get the cool. Piaceva questa canzone quando era uscita, era il mio pezzo preferito del primo disco dei Gorillaz, che era già di per sé un capolavoro, però insomma c'era anche questa 19-2000 che avete appena ascoltato su Radio DJ. Perché i millennial comprano meno case, ci chiede qualcuno. Allora, perché lo abbiamo raccontato, un po' fanno fatica. Può essere perché stanno prendendo anche come la maggior parte delle cose. Noi continuiamo a prendere e a immagazzinare, ad acquisire stili di vita che arrivano per esempio dall'America, no? Sì. Nel nostro modo di ragionare, soprattutto i ragazzi giovani, nel nostro modo di parlare, i ragazzi giovani ormai, ma lo sentite dai cantanti della musica trap, ma anche chi ha figli di età 12, così,
continuano a inserire un sacco di modi di dire americani dentro frasi italiane, perché è diventato normale. Per esempio, in America comprare casa è quasi un'assurdità, no? Vivono molto più sull'affitto, sul fatto di poter essere flessibili. Flessibili e cambiare. Cioè, io oggi vivo a Milano, ma che ne so, fra due anni? Magari fra due anni vado a Cuneo e poi vado a Roma e poi vado. Sicuramente sì, c'è un'ambizione diversa nelle nuove generazioni che non hanno lo stesso obiettivo di comprare casa, sposarsi, fare figli, eccetera, che è una cosa che è un po' cambiata nel tempo, però se non vedo un calo nel desiderio di comprare casa, perché comprare la casa è anche un investimento, perché poi mi posso spostare, posso però affittare e rivendere quella casa. Non c'è un calo nella voglia di comprare casa, secondo me è più difficoltoso per i giovani perché hanno perso potere di acquisto nel tempo, perché i redditi non sono aumentati in valore reale, l'inflazione ha eroso il loro potere d'acquisto, hanno lavori meno stabili. Lavoro meno stabile vuol dire più difficoltà ad accedere a un mutuo. E chi compra casa per la prima volta, nella maggior parte dei casi, la compra con un mutuo. Se io ho più difficoltà ad accedere a un mutuo, diventa tutto più complicato. Nominavi gli affitti, che sono un altro tema, perché anche gli affitti stanno diventando un lusso. Sicuramente a Milano, anche nel resto dell'Italia? Sì, a parte... Cioè proporzionalmente comunque sono... Sì. Ti faccio un esempio, io ho un appartamento in Toscana, paesino, ok? L'ho affittato in un giorno ad un prezzo a cui mi dicevano che ero pazzo a chiedere quel prezzo lì. E questo succede ed è collegato anche a quello che dicevamo prima, cioè più difficoltà a comprare casa, quindi molta più richiesta per andare in affitto. Certo. Meno proprietari che sono disposti ad affittare, perché lo sappiamo tutti che affittare è una rottura di scatole. Sì. E questo crea un disequilibrio fra la domanda di affitti e l'offerta che c'è sul mercato. Quindi tanti potenziali affittuari, pochi proprietari disponibili ad affittare. E i prezzi salgono. Jacopo, abbiamo detto tutto quello che potevamo dire nel tempo che ci era concesso. Grazie mille, sei impeccabile come al solito. Siamo stati bravissimi. Ti riaspettiamo. Insomma, ogni quanto vale la pena, secondo te, fare un punto sulla situazione del mercato immobiliare in Italia? Cioè, se tu vieni settimana prossima, ripeteremo più o meno le cose che abbiamo detto oggi. Sì. Forse anche fra sei mesi, forse fra un anno invece diverso, non lo so. Ogni qualche mese. Anche perché poi escono nuovi dati, nuovi report che io vi posso raccontare, insomma, e possono essere utili. Allora ci vediamo presto, Jacopo. Dai. Grazie mille, in bocca al lupo. Ciao. Per due come noi non ci sono favole, due come noi ma smetti di piangere. Per due come noi salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi non te ne andresti mai. Ai 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 ai. Ma uno come me ha bisogno di correre, sentirsi vivo, ed una come te sta contenta del minimo di un biglietto sul frigo. L'ora che non sto lì e tu ti senti minuscola, il letto sembra grandissimo, ma lo sai, dai lo sai, per due come noi che si vogliono bene, che si amano strano, siamo cresciuti assieme. Tra due come noi non c'è chi vince o chi perde, c'è chi mente e chi ammette. Non fare finta di niente, di niente, di niente, di niente, no. Non fare finta di niente, no. Se vuoi te lo giuro, se vuoi te lo uso, anche sotto il diluvio. Come noi non c'è nessuno. È stato bello rivederti dopo un po', che aspettavi tra la gente in fila. Sei più adulto di prima, ma coi soliti problemi di autostima. Abbiamo un lavoro, una casa, un passato che non conosciamo più. Ti vedo che hai voglia di chiedermi scusa se ricominciamo. Ma tu mi conosci, sai che una come me non ritorna più indietro, piuttosto va avanti se cocci di vetro. Mi giro e ti vedo, mi giro e ti vedo, e se ci penso sorrido, e se ci penso sorrido, perché ho capito, ma cosa hai capito? Non mi serve più averti vicino, tanto lo so, tanto lo sai, che due come noi che si vogliono bene, che si amano strano, siamo cresciuti assieme. Tra due come noi
Non c'è chi vince o chi perde, c'è chi mente e chi ammette. Non fare finta di niente, di niente, di niente, di niente, no. Non fare finta di niente, no. Se vuoi te lo giuro, se vuoi te lo uso, anche sotto il diluvio, come noi non c'è nessuno. Una puntata che ha lasciato emozioni contrastanti. Ho visto Fosca mai così serena quando si parlava di case, ormai dall'alto del suo affare fatto. In realtà mica tanto. Quella roba che ha detto che insomma si poteva far di meglio adesso retroattivamente. Oh, era una settimana che era qua col sorriso, adesso risprofonda nella crisi. Ma sai perché serena? Perché stasera. Invece Maurizio ha avvilito perché Jacopo è bello, ma anche tu sei bello. Vogliamo chiedere a Belen, Belen, tu che sei sempre qua e comunque vedi tutto, tra Jacopo, Tartaglia e Maurizio, chi preferisci? Allora, io penso che Maurizio sia un po' più sexy, puoi andare a casa contento. Ci sentiamo domani da mezzogiorno a Luna su DJ. Ciao!